Io vi ringrazio le compagne e compagni di Rieti, dei comunisti italiani, di Rifondazione, di aver organizzato questo dibattito, perché mi sembra un dibattito di grande importanza. Tra l'altro io sono abituato a pensare, a ritenere che quando si hanno alle spalle anche percorsi, vissuti, esperienze diverse, poi ci si ritrova a ragionare insieme collettivamente e si trovano punti di convergenza importanti, notevoli. Io con le relazioni introduttive e con l'intervento di Cesare Salvi ora sono molto molto d'accordo. Beh, questo significa che ci si è incamminati su un percorso estremamente positivo. Io non ripeterò quindi le cose su cui sono d'accordo, mi limito a fare quattro osservazioni sulla proposta di federazione, che peraltro non è una proposta di ordinaria amministrazione, è una proposta, io credo, di straordinaria, anzi, importanza. Non è puramente un'architettura di tipo organizzativistico un po' bizantina, ma è una sofferta ricerca politica dopo anni indubbiamente di sconfitta nostra e di sconfitta del movimento operaio, che vogliamo recuperare in un contesto storico, come poi dirò nella prima delle quattro osservazioni che farò, che è un contesto mutato. Ovviamente parto da alcuni aspetti che sono fondamentali, sono importanti. È importante ritrovarsi insieme fra amici e compagni che magari da un po' di tempo non avevano più un percorso comune. Questo a me, lo voglio dire qui a Rieti, dove ho compagni e compagni che stimo molto e che conosco, dei comunisti italiani, mi fa piacere. Questo è un punto comunque di per sé positivo. È di per sé positivo il fatto che si crei una massa critica maggiore. L'unità, diciamo, è anche un valore in sé. Ma io credo che non basti, credo che stiamo tentando un'operazione di livello anche superiore, più importante, una sfida che infatti non a caso dal 18 luglio a livello nazionale, con la bella relazione di Cesare Salvi, stiamo portando in tutta Italia, vogliamo costruire sul territorio. Io credo che questa sfida deve partire da alcuni punti fondamentali. Il primo, ripeto, oltre alle cose già dette che non ripeterò, il primo mi sembra questo. Vi è un dato di fondo che unisce molto, io credo, le riflessioni delle compagne e dei compagni che stanno dando vita alla federazione. La federazione non è ancora compiuta, La federazione è in itinere, è un percorso che deve vedere tutte e tutti i protagonisti. E deve vedere ognuno di noi mettersi in discussione. Il primo punto mi sembra questo: una forte radicalità anticapitalista, autonomia e radicalità anticapitalista. Potremmo dire, non con parole di vecchi bolscevichi, ma con le parole delle Monde Diplomatique, con le parole del Financial Times, ecco, di fronte alla crisi del capitale vi è un ritorno a Marx. E vi è un punto fondamentale, anche preoccupante, che noi dobbiamo analizzare. Lo dice Stiglitz, che di capitale ne capisce. Lui è stato un grande gestore del capitale a livello mondiale, oggi ha una riflessione critica e quindi si sposta su temi di grande criticità verso il capitale. Stiglitz dice: siamo in una fase in cui la crisi del capitale è da prendere sul serio, molto sul serio. E se non si crea una soggettività organizzata, autonoma e critica dall'altra parte, rischiamo di andare verso il degrado di civiltà. Capitale in crisi, nessuna risposta, degrado di civiltà. Io credo che qui sia, potremmo dire, nella nostra tradizione storico, politica e teorica, potremmo richiamare, a me molto cara, la Rosa Luxemburg di socialismo barbarico. Ma comunque siamo a questo punto. La federazione tenta di inserirsi in questo punto, in questo contesto. Cioè non siamo in un contesto, come dire, nel contesto ordinario in cui abbiamo subito una sconfitta. Il movimento operaio ha subito una sconfitta, ma il capitale non ha vinto.
Il modello del capitale non è passato, mai sono stati in difficoltà come in questo momento, e se dovessero superare questa crisi, comunque siamo di fronte a un tornante storico in cui il capitale sarà cambiato. Io credo che noi non possiamo, ovviamente non ho il tempo di fare analisi economiche, lancio una suggestione, io credo che non possiamo non comprendere che la federazione anticapitalista, non a caso si chiama così, è comunista, è socialista, comunque alternativa, si inserisce in questo contesto. Allora ha bisogno di una grande radicalità critica, di una grande criticità. Cosa voglio dire? Lo dico anche per provocazione al dibattito. Compagni e compagni, non ci possiamo accontentare della ripetizione. Dobbiamo lavorare alla ricostruzione. Questo a me sembra un punto fondamentale. Non possiamo, come dire, lo diceva anche adesso Cesare, non possiamo pensare che le nostre identità di per sé, per quanto importanti, le nostre nostalgie, le nostre accademie, senza un confronto con una realtà che muta, senza nulla rinnegare, non a caso io continuo a dirmi sempre più comunista, anzi per un paradosso dico spesso che mi sembra che le idee di Marx, soprattutto alcuni testi di Marx, penso alla critica al programma di Gotha, penso al libro sul macchinismo, penso ad alcune parti del capitale, ora cominciano a diventare attuali, dico provocatoriamente, ma allora dobbiamo utilizzare, questa vuole essere la prima provocazione, il Marx così come Marx criticamente era, il Marx che diceva non siamo in qualche modo faccendieri, e diceva di se stesso io non sono marxiano, appunto, ma sono marxista, direi, nel senso che noi dobbiamo assumere una capacità critica continua, una capacità critica che non è rinnegare se stessi, ma è la capacità di rinnovare le nostre idee comuniste dentro la contemporaneità. E questo mi riporta alla seconda suggestione, alla seconda provocazione appunto che faccio, cioè questo è indispensabile data la natura dell'attuale capitalismo. Qui in verità siamo sul classico, cioè Gramsci già ci insegnava che se non si costruisce una soggettività organizzata, il capitale anche quando è in crisi in qualche modo non viene superato. Ma basta, io mi chiedo, poi dirò successivamente quanto è importante, prima di chiudere questo breve intervento, ma è importante richiamarsi soltanto alla pratica sociale, alla lotta di classe, che è ovvio per noi è un punto fondamentale, è importante richiamarsi alla redistribuzione, al salario, al reddito di cittadinanza o al salario sociale, comunque in qualche modo ai punti che riguardano la formazione sociale e una ripresa della socialità. Beh, io credo che se un punto di sconfitta vi è stato in questi anni della sinistra è stato il suo pragmatismo, e non sono, come sapete, in qualche modo, come dire, un conservatore dal punto di vista culturale. Io credo che noi abbiamo perso perché di fronte ad un capitale che parlava di superamento dell'ideologia e poi riproponeva se stesso come unica ideologia, questo è il punto fondamentale, noi abbiamo abbandonato il campo, abbiamo abbandonato sulla laicità, abbiamo abbandonato sull'idea di produttività, sull'idea di produzione, addirittura sull'idea antropologica dell'uomo, dell'umanesimo appunto, come avrebbe detto Carlo Marx. Allora noi dobbiamo essere capaci di ricollegare il nostro essere militanti sociali a un punto di vista alternativo. Io credo che oggi la sinistra abbia bisogno, nel momento in cui si ricostruisce, di un'altra visione del mondo, la Weltanschauung appunto, ha bisogno di un punto di vista alternativo, ha bisogno, e lo dico senza timore appunto di apparire idealista, ha bisogno di una sua utopia, ha bisogno di una sua società in costruzione. Quindi la federazione è un punto importante di unità fra le culture. Faccio un esempio: di fronte alla frantumazione sociale, di fronte alla disgregazione sociale, diceva Luca, è un concetto importantissimo, diceva Luca introducendo, di fronte ad una forma di capitale che trova la sua rappresentanza per esempio in Italia in un berlusconismo
come forma di dittatura della maggioranza, di plebiscitarismo libertino, come a me piace chiamarlo anche per sfotto, insomma, è libertino, è molto liberista, ma è anche molto libertino, appunto, come vediamo dall'intreccio tra pubblico e privato. Beh, di fronte a questa situazione, cosa deve spaventare noi comunisti? Almeno a me spaventa questo. Lo straordinario consenso di massa e la straordinaria passività di massa che nasce dalla grande solitudine operaia di fronte a quest'uomo che rappresenta la rottura della tradizione costituzionale italiana, però vi è un consenso di massa straordinario. Di fronte alle leggi razziali, di fronte a un governo che porta avanti il massimo della società disciplinare e il massimo emergenzialismo di tipo fascista, e uso questa parola che non uso spesso, ma uso questa parola dal punto di vista costituzionale, volutamente, come rottura delle regole dello Stato di diritto, beh, noi abbiamo un consenso di massa. È in questa frattura o no che si inserisce la necessità di una forza alternativa, della forza comunista? Perché altrimenti la facciamo troppo facile, non è facile. La nostra sconfitta è dovuta anche agli errori dei gruppi dirigenti, figuriamoci, nostri per primi, tanti, ma è dovuto al fatto che vi è una mutazione antropologica a livello collettivo e individuale. Addirittura è con qualche sforzo oggi che parliamo di coscienza di classe e di identità di classe. Anche qui l'abbiamo fatta troppo semplice. Ci ammonivano anche i classici del marxismo. Non sempre la lotta porta a una coscienza sociale alternativa. Noi abbiamo una fase in cui alla lotta verticale, cioè alla lotta dal basso contro l'alto, degli sfruttati, dei poveri, di qualunque colore, dei lavoratori italiani, dei precari, delle donne, degli immigrati, contro il padrone si sostituisce la lotta orizzontale, si sostituisce la lotta dei penultimi contro gli ultimi, l'immigrato come capo espiatorio, la legge razziale, la Lega che rappresenta questo, una forma di protonazismo, perché l'abbiamo già avuto questo, Repubblica di Weimar, protonazismo, non dimentichiamo. Insomma, è questa o no una situazione nella quale lavoriamo? Allora noi dobbiamo, ed è la terza osservazione, la terza provocazione che faccio, noi dobbiamo sapere, mentre rilanciamo la lotta sociale, la lotta sindacale, la lotta per la contrattazione nazionale, la lotta per salari e pensioni più alti, la lotta per il reddito di cittadinanza, noi dobbiamo anche sapere ricostruire società, come diceva appunto Gramsci, ricostruire società, lotta di classe e ricostruzione della società, che significa, qui parliamo anche della prima internazionale, parliamo della Linke tedesca che lo fa, parliamo di movimenti europei, parliamo dell'America Latina, ha ragione Cesare, sono molto d'accordo, cioè noi dobbiamo ricostruire le forme della socializzazione, diciamo, della cooperazione, Luca dicevi intervenendo dell'autogestione, è un concetto su cui mi trovo molto molto d'accordo, se noi di fronte alla solitudine operaia, alla sconfitta operaia, non ricostruiamo la cultura della socializzazione, compagni e compagni, non ce la facciamo. Sarò pessimista, ma noi dobbiamo sapere qual è il percorso a cui andiamo. Allora, recuperare una morale, recuperare un punto di vista, recuperare una socializzazione o un mutualismo, ecco, recuperare la capacità che i nostri circoli ridiventino luoghi di incontro, ridiventano gli sportelli per gli immigrati, ridiventano luoghi di condivisione, ridiventano luogo di lotta. Oggi abbiamo gli operai che per dare visibilità alle proprie lotte sono costretti a andare sui tetti, sulle gru, l'INSEE, l'AMSE, i precari in questi giorni a Benevento, a Milano, cosa ci insegnano? È importantissimo questo, è importantissimo che in una debolezza sindacale e politica nostra e del Partito Democratico gli operai ci stiano ridando in qualche modo l'esempio di una lotta visibile che vuole avere efficacia, vuole vincere, lo hanno fatto già in Francia, come sapete, con lotte importanti, sta arrivando in Italia. Allora i nostri circoli, altrimenti ci raccontiamo chiacchiere, sono capaci di dare visibilità alla singola lotta, sono capaci di essere dentro ogni vertenza. Questa federazione si ricostruisce nella capacità di raccontare lotta sociale a proposta politica? Stiamo scegliendo una forma, che è la quarta e ultima osservazione, poi non vi tedio più. Io credo con Cesare, con i compagni,
Battisti, Pitoni hanno parlato prima, che la forma della federazione è una forma difficile, coraggiosa, ma importante. Io non credo che la scorciatoia del partito unico, di cui parlano pure i compagni Mussi e altri compagni, sia oggi la formula efficace. Noi dobbiamo superare alcuni difetti nostri importanti che ci hanno portato all'autodistruzione. Il frazionismo, Fortini diceva, il fazionalismo, l'errore massimo della sinistra. Ecco, noi dobbiamo superare il fazionismo, la logica dell'amico nemico. Noi dobbiamo far convivere nelle stesse sedi e negli stessi tavoli percorsi diversi, provenienze diverse, idee magari diverse. Jacopo ed io siamo comunisti, Cesare non lo è, ma possiamo parlare, lo stiamo dimostrando, lo stesso linguaggio, fare la stessa analisi, possiamo articolare proposte senza che questo debba portare a divisioni, a scissioni. Possiamo, io credo, saper vivere una fase matura di articolazione delle diversità e delle differenze. Questa è la sfida della federazione: convivere fra diversi che superano il punto di partenza e si avvicinano ad una sintesi che è il rispetto delle culture reciproche. E che io credo che sia il tempo di fare questo con grande sobrietà e con grande generosità, con grande umiltà. Ho usato questi tre termini: sobrietà, generosità, umiltà. Io credo che la federazione debba avere questi capisaldi, e del resto, se non lo facessimo ora, per usare una vecchia frase, se non ora, quando? Ecco, io credo che sia oggi, nella crisi del capitale, per recuperare la sconfitta operaia, questo è il contributo modesto o importante che comunque dei comunisti e delle comuniste possono dare.